Ciao ragazzi, sono Crax, bentornati nel canale, siamo tornati su Clash of Clans e oggi siamo prontissimi per completare insieme l'evento dei minatori. Come promesso, eccoci qua nel mio account, andiamo subito nella bacheca eventi perché sto in Giappone ragazzi, boh, così per cambiare. Lo sapete, sono pazzo e lo conferma il fatto che sto registrando alle 2:10. Ma questi ragazzi oramai sono dettagli, mi conoscete molto bene e registro sempre di notte per trovare super inattivi, carichissimi. Vi traduco ragazzi il giapponese, qui sotto c'è scritto, proprio qui, esattamente qui, c'è scritto che bisogna utilizzare ben 10 unità di minatori per completare, per fare un progresso. Noi ne dobbiamo fare 3 insieme. Ho già preparato un super esercito, fatemi prendere le risorse. Non ci sono cassette di gemme. L'esercito, il primo esercito ragazzi, è composto da ben 48 minatori. Ci sarà da divertirsi, non so cosa possa mai uscire fuori. Ho dato una sbirciatina, infatti ragazzi è un miracolo, no? Ho già guardato il sondaggio e ha vinto la torre degli arcieri con un fottio di percentuale sul cannone, stranamente. Di solito vince sempre il cannone. Invece ha vinto la torre degli arcieri, la faremo a livello 12, non è l'ultima perché ne mancano ancora 3. Come sempre ragazzoli, un pollicino in Super Clash of Clans, vi ringrazio per tutto il supporto ricevuto sotto il video dell'aggiornamento, siete stati in tantissimi a commentare. Domenica, se riesco, torniamo con un episodio di War. Io direi di andare velocissimi, anzi prima ragazzi vi faccio vedere che le gemme sono sempre tutte quante no gemming. Dato che siamo in Giappone possiamo sfruttare questa cosetta, andiamo al volo. Ragazzi, non ci posso credere, il primo che mi apre un 400.000. Quando Clash of Clans ti regala questa emozione è davvero il top. Andiamo a farlo subito, però abbiamo minatori, quindi non so come farlo. E ci sono anche miniere interne, sto panicando. Ragazzi, io vado, non lo so, li mando così, mandiamoli così, vediamo cosa succede, anzi ammassiamoli un po'. Sono fighi ragazzi, ma quanto sono carini, vanno sottoterra e ora vanno diretti sulle miniere. Io direi di utilizzare una bella pozione della furia, tanto abbiamo elisir da sprecare, non vedo l'ora. Mettano il mercato per scambiarlo, ho bisogno dell'oro. E prenotatevi, cominciate a prenotarvi. Chi vuole l'elisir e l'elisir nero me lo faccia sapere su Instagram. Abbiamo distrutto tutta quella parte, ricordiamoci di fare il 50%. Questa parte in alto a destra la possiamo fare tranquillamente con gli eroi, probabilmente pure questa qua. Anzi, mandiamo da questa parte i minatori. Andate minatori, sfondate tutto. Già ne abbiamo mandati 10, quindi ci siamo assicurati sicuramente il progresso. Ci siamo assicurati sicuramente una curetta qua. Direi ragazzoli di mandarli qua invece, perché dobbiamo sfondare con gli eroi dalla parte qua in basso a sinistra e andiamoci violenti. Vado con i 4 minatori, il king, la regina. Utilizziamo bene le nostre pozioni. Il king esce subito dal raggio, bellissima la furia, complimenti Crax. Sfondato il cannone, siamo già al 45, mi prude il naso, spacchiamo la torre dello stregone e i minatori stanno sulla miniera. Attacco perfetto, stella fatta, abbiamo sprecato 48 minatori. Crax spreca risorse anche se sono scontatissimi, 14.000 d'oro sono all'interno della miniera, presa subito. La regina sfonda subito la torre, sì la torre, la Tesla, e distruggiamo anche il mortaio. 67%, dobbiamo fare il 70, ragazzi me lo sono ricordato, me lo sono ricordato per il bonus. Ma che cos'è, stasera l'abbiamo iniziato in maniera perfetta. Di solito però quando iniziamo troppo bene poi alla fine c'è un fail clamoroso e spero di non farlo. Vai regina, spacca subito il carboncino e poi se riusciamo prendiamoci pure il municipio. E va pure sul municipio, spettacolo totale. Vado con l'abilità, distruggiamo il municipio e facciamo un grandissimo ciaone a questo villaggio. 414.000 e 55.000 di bonus. Attacco incredibile per spaccare il ghiaccio. Il secondo esercito già è pronto, metto subito sotto il terzo esercito. Tutto impostato, uno sguardo al progresso, uno di tre, andiamo a fare il secondo attacco. Ragazzoli, in teoria la lingua non dovrebbe cambiare niente, ma se ci tira fuori questi inattivi incredibili, rimaniamoci. Sfruttiamola appieno e troviamo un altro 400.000, questo non mi piace. Delirio totale, 430.000, inizia la battaglia, quindi mi devo pure sbrigare. No, ragazzi, non ho gli eroi, wait, Crax, occhio. Andiamo con i minatori che devono andare sottoterra, andate sottoterra, dobbiamo prendere subito quelle miniere interne. Come on, minatori di livello 2, che li ho a livello 2, non li ho mai utilizzati, forse no, anzi in realtà per l'evento precedente. Ok, i minatori già stanno sulla miniera, vanno sul deposito, lì non mi piace, ne mandiamo altri per distruggere la torre degli arcieri. Ci siamo, sono tanti e quella parte è fatta. Dall'altra parte due giganti, vado con i goblin e ragazzoli ho paura di non fare il 50%, però i minatori ragazzi che pezze che danno, ma sono fortissimi, guardate quanti sono qua sotto, sono dei funghetti che spuntano su dal terreno, dei piccoli diglet. Di qua altri gigantozzi, vado con i maghetti tatticissimi e voglio entrare da questa parte perché c'è un sacco di roba. La miniera qua sotto la prendiamo tranquillamente con i goblin. Siamo già al 34%, abbiamo ancora un fottio di minatori da utilizzare. Andrei con, no, le cure forse sono un po' sprecate. La miniera presa, quella in alto top. 41%, vorrei risparmiarli ragazzi, non vorrei utilizzarli tutti. Anche sì. Vado con una bella furia, vado con una bella cura. Possiamo farcela. 46%, 47%, i maghetti mi hanno distrutto la difesa aerea. Dovrei averli mandati
di tutti, spero. Distruggiamo pure... Non... Ma sono troppo forti, devo utilizzarli in war. Stanno addirittura al centro, 52%, posso andarmene con questi 8 minatori. Se non erro, ne avevo 18, ragazzi. Ho paura poi di felare il progresso e di non averne utilizzati 10, quindi ne mando due proprio così tatticissimi e direi di uscire. Complimenti per la memoria, Grax, ne ho utilizzati addirittura 23. Bottino incredibile, 431.000, 45.000 di bonus purtroppo, però ce ne torniamo a casa con 6 minatori extra, che vado a scalare ovviamente dall'esercito e risparmio un fottio di tempo. Terzo esercito pronto, abbiamo tutto disponibile tranne il castello e credo sia più che normale alle 2.40. Abbiamo il King che sta dormendo maledettissimo, per svegliarlo costa 23 gemme. Rimani a dormire King, ti perderai il terzo attacco. Ragazzi, 2 di 3 l'evento, andiamo a cercare un prossimo inattivo, purtroppo non è il primo skip. Ricordiamoci di fare 2 stelle, abbiamo la regina, possiamo fare veramente il macello raro. Vorrei trovare un 400.000 ma è veramente tardissimo, mi accontento di un 370.000, spero mi perdoniate. Siamo già partiti, sono andato con i giganti e vado tatticamente con qualche barbarello. Per questo lato in basso a destra ci bastano tranquillamente queste truppe, anche se sto felando questa miniera qua sotto che è strapiena. Vabbè, con i goblin razziamo tutto. Ho già sprecato metà esercito, però per fortuna abbiamo la regina che farà sicuramente la differenza. Altri gigantozzi da questa parte, vado con i minatori che ne abbiamo 20 da utilizzare, li mandiamo un po' tatticamente qua sotto. Sto dicendo troppe volte tattico e poche volte top, quindi un gigante top nel top del villaggio, cioè nella parte alta. Vado anche con arcieri e me ne sto passando, sto dicendo troppe stupidaggini, però capitemi ragazzi, è tardissimo. Ricordiamoci di prendere ovviamente il municipio, ci siamo già fatti il 30%. E occhio perché non abbiamo abbastanza percentuale. Una bella curetta, una bella furia, pam pam pam, sfondiamo tutta quella parte. I minatori hanno tantissima vita, quanto li ho sottovalutati, non pensavo fossero così forti. Altri minatori, vado con i goblin e via di reginozza. Guardateli, già stanno al centro del villaggio e non muoiono, continuano a distruggere tutto. Ma sono fighissimi, 47%. Vai regina, prendiamo il municipio, perché sì, dobbiamo fare le 2 stelle, non me lo sono dimenticato. Se riusciamo a fare pure il 70% non sarebbe male. Abbiamo questi 3 goblin che possiamo utilizzare per che cosa? Penso proprio per niente, però abbiamo un sacco di pozioni e la regina spaccherà il mondo. Vai regina, prendici subito il municipio. L'ha preso, perfetto, la seconda stella in giapponese. Sfondiamo anche la caserma, la trivella, e sta subendo forse troppi danni. Una bella furia, una bella cura, non vorrei no, devo utilizzare anche l'abilità. Con questa super combo di pozioni riprendiamo praticamente tutta la vita, 68%. Non puoi entrare adesso, distruggici il morta. No, va sull'arco X. L'arco X dovrebbe dare un 2%. Lo dà, dammi. No, 69, non ci credo mai. Va bene, 70%. Ce ne andiamo con il bonus al massimo, quindi superiamo le 400.000. Ci siamo accontentati, non male ragazzi, abbiamo 5.900.000. Mi sposto a sinistra, bonus completato, evento completato. Bene, 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 riscuotiamo tutto. Non dobbiamo riscuotere niente perché ci dà tutto quanto in live. Evento completato, io lo registro sempre in extremis. Mancano 6 ore, io devo andare ancora a dormire. È il momento di andare a fare la torre degli arcieri. Quale facciamo? Sinistra, centro o destra? Tenendo le spalle al municipio, nel dubbio ragazzi, scegliamo il centro così a caso. 5 milioni e mezzo, tac, consumato tutto, loro mi sento male. I nostri muratori sono impiegati, qui non si legge niente, lo vedo da qua, sul Volano e sulla torre degli arcieri. Il prossimo sondaggio, su cosa lo possiamo fare? Fatemi pensare un attimo. Ho dato uno sguardo generale, ragazzi. Credo che le ultime difese siano rimaste appunto le torri degli arcieri e un cannone. Quindi, ragazzuoli, il sondaggio sarà lo stesso dello scorso episodio. L'ultimo cannone di livello 12 che costa 5 milioni contro la torre degli arcieri, la penultima a livello 12. Votate bene, commentate qui sotto con la motivazione. Credo che per questo episodio sia tutto, non dobbiamo fare più niente. Like come sempre, ragazzi. Prossimo episodio, assolutamente una guerra, perché domenica non abbiamo attaccato. Mercoledì sicuramente ci sarà un altro episodio farming, magari con il bonus per 4, non lo faremo per 8. Perché siamo swag, un saluto da Crax, al prossimo video. Ciao ragazzi!